Un saluto agli amici di Mythical Snake. Allora, sì, era da un bel po' di tempo che non parlavo di dispositivi sul mio canale, ma per chi mi segue sui social e soprattutto su Instagram avrà visto sicuramente alcune foto che ritraevano questa simpaticissima tastiera Lazypad. Come potete vedere, alla grandezza della mia mano, che in pochi millimetri di spessore e in pochi centimetri di grandezza al suo interno racchiude tutte quelle funzioni che fanno parte di una tastiera e di un vero e proprio mouse, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Quando inizio a parlare di un dispositivo, solitamente inizio dalla confezione di vendita, che al suo interno, oltre a trovare la simpaticissima tastiera Lazypad, troviamo un cavetto USB mini USB che ci consente sia la ricarica e sia l'utilizzo mediante connessione USB. E infine troviamo un mini CD di installazione con software dedicato, ma voglio dirvi sin da subito che il software dedicato a nulla serve. Parlandovi della tastiera, come avrete ben notato, la tastiera con sé ha un design molto compatto e porta con sé delle dimensioni ridotte ed è costruita completamente in plastica. Nella parte superiore troviamo 4 LED di stato che ci indicano accensione, batteria, blocco numerico e il LED che ci indica se è stata attivata o disattivata la modalità mouse. Nella parte superiore troviamo un connettore che ci consente di ricaricare la batteria e ci consente anche di utilizzarla mediante connessione USB. Mentre invece sulla parte posteriore troviamo il pulsante che ci consente di attivare la connessione Bluetooth e 4 pommini che ci consentono di tenere la tastiera abbastanza ferma se poggiata su di una superficie. Parlando della pulsantiera, le funzioni sono state divise in due parti. Come potete vedere, sulla parte destra è rappresentata da una griglia in rilievo con tutte le funzioni che fanno parte di una tastiera. Mentre invece la parte destra, oltre a portare la griglia in rilievo sia nella parte inferiore sia nella parte bassa dove vanno a dividere tutti i pulsanti, la parte centrale è dedicata al funzionamento del mouse. E proprio parlando del mouse, se vogliamo attivarlo, sulla parte destra, nella parte superiore, con uno slide da sinistra verso destra, andremo ad attivare tutte le funzioni del mouse. Con i due pulsanti destro e sinistro dedicati sulla parte sinistra della tastiera, e poi troviamo anche due pulsanti che ci consentono di effettuare lo scroll durante le pagine che stiamo visitando. Mentre invece, se vogliamo disattivare la modalità mouse, è stato dedicato il pulsante FN che ci consente di ritornare alla modalità tastiera. All'interno di questa tastiera troviamo anche una batteria, la batteria che incide solo ed esclusivamente sulla connessione Bluetooth. Ovviamente l'utilizzo della batteria, la durata della batteria varia a seconda di come la utilizziamo. Io per esempio durante le mie prove, tenendola connessa costantemente al mio smartphone ed altri dispositivi, sono riuscito a coprire dai 2 ai 3 giorni di autonomia e bastano poco meno di 2 ore per ricaricarla. Per quanto riguarda la pulsantiera della tastiera, con sé sono tutti i pulsanti soft touch, però questi pulsanti soft touch ogni tanto perdono colpi. Perché i caratteri non vengono presi al primo colpo, quindi alcuni caratteri bisogna premerli più di una volta per far prendere quel carattere che noi abbiamo digitato. Purtroppo io, sì, è vero, l'unica pecca che sono riuscito a trovare è questa qua, però devo dire che per quanto riguarda il funzionamento funziona abbastanza bene, quindi devo dire che durante l'utilizzo, beh, se non era per questo, forse sarebbe stato meglio. Come ho detto all'inizio di questo video, grazie alle sue dimensioni ridotte, i pochi millimetri di spessore, i pochi centimetri di grandezza di questa tastiera, la possiamo trasportare un po' come vogliamo. Per esempio, la possiamo trasportare in una borsetta, proprio come ho fatto io, in una tasca dei pantaloni. Insomma, qualsiasi metodo a disposizione abbiate per trasportarla, non vi creerà nessun tipo di fastidio. Ad ogni fine video, come di consueto, quando parlo di dispositivi di questo genere, qua in basso vi lascio sempre il link d'acquisto direttamente su Amazon. Magari se volete leggere qualche altra informazione che non sono riuscito a dirvi in questo video, e perché no, procedere all'acquisto. Adesso non resta altro che sapere la vostra qua in basso nei commenti su questa simpaticissima tastiera Lazypad. E vi raccomando, se questa simpaticissima tastiera vi è piaciuta, lasciate un bel pollicione in su. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e condividete questo video in modo da aiutarmi a far crescere su questa piattaforma. Voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram, dove sono molto molto attivo, là dove vado a pubblicare tutti gli aggiornamenti di questo canale. Infatti,
proprio come ho fatto con questa simpaticissima tastiera LazyPad. Come al solito, già lo sapete, solita storia, solita routine. Se domenica mattina non avete null'altro da fare, alle 11 ci vediamo qui sul mio canale YouTube. Ciao!